Caro Gordon, caro amico, sono felice di questa tua visita in Italia. Ci permette questa visita di approfondire ulteriormente i rapporti tra Italia e Croazia, conferma di quanto sia profonda e strutturata la collaborazione tra i nostri paesi. Stamani abbiamo avuto l'opportunità di passare in rassegna i vari ambiti di cooperazione bilaterale. Questo incontro coincide felicemente con il 30° anno dello stabilimento delle relazioni diplomatiche fra i nostri due paesi. La Croazia è un partner apprezzato e stimato a livello internazionale, al quale siamo uniti da valori europei, da saldi vincoli di alleanza atlantica. Con il Ministro abbiamo condiviso l'esigenza di rilanciare il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali e desidero ringraziare nuovamente la Croazia per il contributo dato in questa direzione durante il suo semestre di presidenza dell'Unione Europea nel 2020. Questa priorità è resa ancora più urgente dal conflitto in Ucraina. È fondamentale dare concretezza a questa prospettiva per la stessa credibilità dell'Unione Europea. L'integrità, l'integrazione rappresenta la strada maestra per la definitiva stabilizzazione di questa regione strategica per i nostri due paesi.